Torta ai pinoli con una crema golosa, profumata all'arancia, di un bel colore giallo, ottenuto con pochissime uova e un ingrediente naturale, un segreto che si usa anche nelle pasticcerie. Se vuoi scoprire come, segui tutto il video. Io sono Laura, una professionista dei fornelli, super appassionata della buona cucina. Grazie per aver scelto questo video e se volete sostenermi, mettete tanti like e iscrivetevi. Iniziamo a preparare la frolla con 170 g di burro pomata e 90 g di zucchero. Uniamo un pizzico di sale, una bustina di vanillina e la buccia di un limone. Sapete perché si aggiungono gli aromi nel burro? Perché il burro amplifica i sapori. Aggiungiamo nell'impasto anche la buccia di un arancio. Attenzione a non grattare anche la parte bianca che amarognola. Uniamo un uovo intero e due tuorli, facendo attenzione a incorporare le uova poco per volta. Setacciamo 340 g di farina 00 con un pizzico di lievito. A questo punto metti un like e iscriviti se non l'hai già fatto. Lavoriamo l'impasto dentro nella bacinella, sino a quando si sarà assorbita la farina. Poi passiamo a lavorare super brevemente sul ripiano di lavoro. Dobbiamo solo compattare l'impasto e, importante, non dobbiamo scaldarlo. Vi do un consiglio molto pratico: invece di fare un panetto per fare riposare la frolla, tiriamola subito e poi lasciamola così in frigorifero. Se vuoi saperne di più, vai al mio blog alla ricetta Pasta frolla ricetta base per crostate. Nel frattempo che la frolla riposa in frigorifero, prepariamo la crema all'arancia. In una pentola mettiamo due tuorli, 50 g di zucchero, possibilmente lontano dalle uova. Nel mio blog spiego anche questo. Ed ecco il segreto per ottenere una bella crema gialla senza coloranti: mezzo cucchiaino di curcuma, che non altera assolutamente il sapore. Appena la crema avrà raggiunto il bollore, spegniamo il fuoco e uniamo la scorza di un'arancia. Mettiamo sopra la crema di arancia una pellicola a contatto, così non si formerà la crosta in superficie. Imburriamo uno stampo e infariniamolo. Ho scelto una forma a cuore, ma va bene anche uno stampo del diametro di 24 cm.